Questa rivoluzione del PD non mi sembra ci sia stata. De Luca che torna e da 20 anni fa il sindaco mi sembra una cosa un po' strana. Lo ha detto Clemente Mastella, leader dei Popolari per il Sud, che stamattina a Napoli ha presentato l'alleanza con i pensionati in vista delle prossime elezioni regionali in Campania, in programma il 10 maggio. Un fiume in piena, l'ex guardasigilli che si esprime anche sulla legge Severino e sulla prossima competizione elettorale nel corso della quale è sicuro di essere determinante. Io sto ponendo un problema, l'ho posto oggi e lo voglio porre qua ai cittadini. Di Campania. Mettiamo per ipotesi che De Luca, su De Luca il TAR non si esprime, che facciamo? C'è Regione Campania, noi staremo per un anno senza Consiglio regionale, senza Presidente, perché il rischio potrebbe essere questo, perché la Corte Costituzionale non è che debba decidere da subito, è stata messa, diciamo, tra virgolette in mora, nel senso che la Corte stabilirà. Deciderà il da farsi sulla costituzione o meno della legge Severino. Però questo quando capiterà? Poi questa cosa ho visto annunziata da parte di De Luca di dire ma poi il TAR sarà a mio favore. Insomma, questa gestione domestica del TAR francamente non l'ho mai vista. C'è un atteggiamento istituzionale molto molto sghembo e molto molto irritante, diciamo. Il dente avvelenato con il sindaco Luigi De Magistris porta Mastella ad affermare in maniera molto forte che il primo cittadino, per quello che ha fatto, dovrebbe vergognarsi.